Le astrobufale sono due tipi di cose generalmente, o dei falsi miti, quindi delle leggende metropolitane che girano oramai da talmente tanto tempo che la gente è convinta siano vere. Ad esempio ce n'è una che gira da 2 secoli e mezzo che dice che la Grande Muraglia cinese è l'unica opera umana visibile dallo spazio a occhio nudo. In realtà non si vede la Grande Muraglia cinese dallo spazio perché è larga 6 metri e mezzo, quindi può essere lunga quanto vogliamo, ma se una cosa larga 6 metri e mezzo fosse visibile dallo spazio, allora praticamente qualunque edificio di qualunque città, anche casa mia, che è più larga di 6 metri e mezzo su un lato, sarebbe visibile. Quindi questo è un tipo di astrobufale. L'altro tipo invece sono delle notizie proprio false che circolano su tutti i media, non necessariamente su internet. Si è parlato più volte di asteroidi grossissimi che avrebbero dovuto sfiorare la Terra. Combattere le bufale scientifiche, non necessariamente quelle in ambito astrofisico, astronomico, è difficilissimo perché io devo produrre un dossier in cui spiego perché quella cosa sia falsa, mentre invece per inventare una bufala ci vuole pochissimo tempo, pochissimi secondi, pochissima energia e pochissime parole. Io posso dire un asteroide sfiorerà la Terra e poi lo metto online. Questa cosa tramite la paura si diffonderà tantissimo, tempo che io smonto una bufala ne sono nate 12 milioni di nuove. Questa cosa in termini tecnici si chiama principio della montagna di sterco, cioè io non faccio in tempo a spalare dello sporco che ne cade molto di più. Quindi combattere le bufale è difficile e non si può sperare che qualcuno le smonti tutte per noi. L'unico metodo che abbiamo è capire quali sono i meccanismi mentali che ci portano a credere alle bufale e cercare di difenderci noi stessi da quei meccanismi.